Guarda un po' anche i nostri, credo che sia anche merito dei nostri ragazzi se abbiamo tirato poco a Salernitana, perché ultimamente siamo abbastanza bravi a far tirare poco tutto quanto. Dopo gli 8 gol presi in Coppa Italia ci siamo un po' registrati. Però appunto la Salernitana forse non sta passando il suo momento migliore, ma ha sempre giocatori molto pericolosi e quindi dovevamo essere bravi noi a non concedere neanche un'opportunità. Poi ci sono dei momenti in cui cose ti vengono meglio. Il campionato di B poi è tremendo perché è infinito e è difficile per tutti avere una certa continuità. Però penso che la Salernitana rimanga una squadra di valore e possa fare un ottimo campionato. Letture un pochino confuse, però poi nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto una buona gara, siamo venuti fuori, abbiamo creato situazioni importanti e siamo andati sotto in un momento particolare perché Falco, che era appena entrato, si è stirato e quindi abbiamo permesso a Vitale, che poi è un bel piede, di guadagnare quei metri che fino a prima aveva guadagnato pochissime volte. Poi è un gruppo che non molla mai, perché è la terza partita che segniamo al 92esimo, quindi certamente è un gruppo che non molla mai. Certo che se avessimo segnato prima, molto probabilmente potevamo raccogliere anche qualcosina in più, però per come sarà messo va bene così, portiamo a casa questo punto. Con l'idea che dal punto di vista della personalità e anche dell'intensità, nel secondo tempo abbiamo fatto delle buone cose, però c'è ancora tanto da lavorare.